L'Isola dei Famosi 2018 anticipazioni concorrenti. Ecco chi ci sarà e chi ha detto no. I nomi dei primi concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018 sono stati già resi noti nel corso delle ultime ore e possiamo svelarvi che quello di quest'anno sarà un cast molto variegato, che potrà contare sulla presenza di personaggi del mondo della televisione, che non si vedevano da tempo sul piccolo schermo ma anche su diversi ex protagonisti di Uomini e Donne. La trasmissione sentimentale di Canale 5, che anche quest'anno fornirà un bel po' di concorrenti al reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Svelati i primi concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018. Iniziamo subito col dirvi che la data ufficiale d'inizio della nuova Isola dei Famosi 2018 è fissata per lunedì 22 gennaio, come è già successo con il Grande Fratello VIP. Il reality show della Marcuzzi erediterà questo giorno per la messa in onda in prime time, che ha tanto portato fortuna nelle edizioni precedenti. Per quanto riguarda, invece, il capitolo concorrente, in queste ultime ore sono stati svelati i nomi delle prime tre donne ufficiali, che si metteranno in gioco all'Isola dei Famosi 2018. Tra queste vi segnaliamo la presenza di Nadia Rinaldi, che vedremo in gara dopo aver ammesso di essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica per eliminare tutto il grasso in eccesso che aveva accumulato su cosce e fianchi nel corso degli anni. La nuova Nadia Rinaldi, quindi, non avrà più alcun tipo di esitazione a farsi vedere in costume sulle spiagge dell'isola. E poi ancora la seconda concorrente ufficiale scelta per partecipare a questa nuova edizione dell'Isola è Alessia Mancini, nota non solo per il suo passato da letterina al fianco di Gerry Scotti nella trasmissione Preserale Passaparola, ma anche per essere l'attuale compagna dell'attore Flavio Montrucchio e per aver partecipato in passato anche al reality Game La Talpa condotto da Paola Perego. Ecco chi ha rifiutato di partecipare all'Isola dei Famosi. La terza concorrente confermata del momento è la cantante Bianca Azzei, la quale ha ammesso di aver accettato la proposta Mediaset di prendere parte a questo reality show per mettersi in gioco e far capire al pubblico, che la segue da casa, che è la vera Bianca. Dalla trasmissione Uomini e Donne, invece, arriverà Francesco Monte. Ma in queste ore sono arrivate le prime indiscrezioni anche su coloro che hanno rifiutato la proposta di prendere parte all'Isola dei Famosi 2018. Le anticipazioni rivelano che di sicuro non ci sarà l'attore Caspar Capparoni, che ha scelto di smentire la notizia su Twitter, così come non ci sarà Emanuele Filiberto di Savoia, che doveva essere il colpaccio di quest'anno assieme ad Elettra Lambrovini, la quale ha fatto sapere anche lei che non farà parte del cast dell'Isola.